La giornalista di Repubblica Natalia Aspesi attacca gli italiani in modo pesante, il governo. Aveva detto: se vincono i 5 Stelle mi sparo. Ovviamente non l'ha fatto. È una firma storica di Repubblica e passa il tempo a pensare ogni genere di crudeltà contro Salvini e Di Maio. E lo ammette tranquillamente perché in una lunga intervista a un giornale straniero arriva addirittura ad arrivare a pensieri estremi e inquietanti. Dice: avevo pensato di spararmi, però no. Anziché spararmi a causa loro, pian piano ho maturato la fantasia di sparare a loro. Devo dire che la legge sulla legittima difesa mi è venuta incontro. Nessuno può più negarmi di imbracciare un Kalashnikov. Sono vecchia, sono sola, sono gravemente turbata dalle condizioni disperate degli italiani. Ho tutto il diritto di fare una strage. Inquietante. Sono terrorizzata dagli italiani. Poi aggiunge, se la prende con Salvini e Di Maio e chi li vota. Più il paese corre verso l'autodistruzione, più loro adorano i propri carnefici. È come se si fossero trasformati in tanti piccoli lemuri che si precipitano entusiasti in fondo al burrone. Ma addirittura dice: ho una specie di avvilente nostalgia per Silvio Berlusconi. Una specie di avvilente nostalgia per Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi non era un fascista, non ha riportato l'odio nel paese, non ha alimentato il sospetto per i diversi, né il disprezzo per le donne, che sta crescendo in maniera pericolosa. Secondo la giornalista, alla radice del boom della destra ci sarebbe l'emancipazione femminile. Tutti questi fascistelli con la testa pelata sono diventati tali perché hanno perso il controllo sulle donne. Non riescono a perdonargli la libertà che hanno. Credono che il fascismo sia il modo per recuperare il dominio su di loro. Da qui, a suo vedere, il voto a Salvini. Gli uomini sono furibondi. E in Forza Nuova oppure nella Lega il loro odio per queste donne diventa un ideale politico e il suo incubo peggiore è che il leader del Carroccio un giorno diventi presidente del Consiglio. Nemmeno lui in realtà vuole governare, ha una paura tremenda. A quel punto dovrebbe smettere di andare in giro e mangiare polenta e mettersi a lavorare sul serio. Quindi, secondo la giornalista, che purtroppo una gran parte della sinistra italiana non accetta di aver perso le elezioni. Non lo accetta perché ha la presunzione della superiorità intellettuale su chiunque, su destra, centro, centrodestra, estrema destra o qualunque cosa, populisti, Movimento 5 Stelle. La sinistra ha questa presunzione di superiorità. E se perdono le elezioni, loro dicono: non è possibile, noi siamo superiori intellettualmente, civilmente. Quindi se l'abbiamo persi è perché, non so, l'uomo odia le donne, allora nella Lega trova il suo ideale politico, o i fascisti votano adesso Salvini o si sentono più forti perché odiano le donne. Quindi dei pensieri molto articolati, molto contorti per cercare di giustificare a se stessi il perché, nonostante la loro superiorità indiscussa, abbiano potuto perdere le elezioni. Quindi ci deve essere dei motivi esterni, dei motivi superiori, dei motivi sociali enormi. Gli italiani si sono persi la testa, sono ritornati al fascismo, agli anni 30, l'odio per le donne. Purtroppo. Ma a volte magari la risposta è molto più semplice. Si vede che la sinistra non ha dato delle risposte concrete all'elettorato o non si sentono più rappresentati.